Basta, basta, è il momento di cambiare, è un momento veramente molto importante perché veramente non ce la facevo più. Yolanda Ritz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Avete letto dal titolo? Oggi è un video un po' particolare perché dico basta, basta. È il momento di cambiare, è un momento veramente molto importante, è un momento veramente che aspettavo da tanto tempo di dirvi di cambiare, momento di questo cambiamento perché veramente non ce la facevo più. Come dirvelo? Beh, è il momento ovviamente di cambiare colore di capelli. Cosa credevate di cosa stessi parlando, ragazzi? Ci avete creduto, burlona, che non sono altro. Cosa, l'avevate capito già da quanto l'avevate capito che dovevo cambiare colore i capelli? Comunque, allora, se magari non so, prossimamente vedrete dei video dove ho ancora i capelli in questo modo, è perché li ho registrati prima, quindi capite. Allora, non ce la faccio più. Basta, cioè questo rosa mi ha stuf non stufato di più, quindi è arrivato il momento di cambiare colore, rivoluzionare. Ho fatto un sondaggio su Instagram dove vi chiedevo che colore avessi dovuto fare i miei capelli. Tra blu, azzurro e viola ha vinto il viola. Quindi ho comprato i colori semipermanenti da Amazon, ho comprato questo e ho comprato questo e li andrò a mischiare perché ho letto buone recensioni di questo qua soprattutto e anche ovviamente il mio Stargazer che è la tinta che uso molto spesso. E userò quella lì. Ovviamente, cosa vado a fare io prima? Però vado a togliere questo colore dai miei capelli perché oramai sono diventati tipo ramati. Sotto si vede un po' il giallo. Con questo, prima di iniziare ancora questo video, facciamo un gioco. Il gioco di oggi, vediamo, indovina come sempre la parola. E vediamo, la parola di oggi è questa. Mi raccomando, state molto attenti. 3, 2, 1. Dai, è facile. Facilissima. Io sono pronta. Tra 3, 2, 1 io mi vado a cambiare perché mi vado a mettere ovviamente i vestiti per la tinta. 3, 2, 1. Eccomi qua. Mi sono cambiata, mi sono messa questi vestiti che non uso mai e adesso è arrivato il momento. Allora, la prima cosa da fare è andare a prendere questo che praticamente è il toglicolore, non so come chiamarlo in gergo parrucchiesco. Salve parrucchieri, non la prendete a male. Cioè, nel senso, io ho visto un tutorial di parrucchieri che facevano questo ed usavano questo prodotto. Ho visto che era buono e l'ho usato. La cosa negativa è che, come vi ho detto prima, che questo prodotto è in tedesco. Quindi ho dovuto vedere un video, anzi pure più di uno, per vedere come funzionasse. Allora, ci sono tre prodotti all'interno di questa scatolina. Io ne ho prese due in modo che se una non funziona, io ne vado a fare un'altra. Questa cosa, ragazzi, deve stare in posa sui miei capelli per un'ora. L'effetto negativo che avrà sicuramente sui miei capelli che ne andrà a seccare come se non ci fosse un domani. Allora, quando sto registrando questo video sono le 6 e un quarto di sera, di certo non del mattino, sono le 6 e un quarto di sera. Ora vediamo quanto tempo ci metterò per farmi questa tinta. Sicuramente si faranno dopo le 9. Allora, iniziamo a mettere questo. Andiamo a chiudere. Shakeriamo sto robo. Oh, mamma mia, raga! Oh mio Dio, come puzza da morire, ve lo giuro, puzza come se non ci fosse un domani. Vabbè, devo ancora. Si deve ancora sciogliere sta roba. Vabbè, aspettiamo un po'. È miscelato gran parte. Adesso devo prendere i capelli e ci devo andare a mettere questa roba sopra. No, faccio prima, comunque sembra. Oddio, che strano. Mamma mia, raga, che puzza. Uff. Io devo stare con sta roba che puzza in testa per un'ora? Mamma mia! Andiamo a spalmare questa roba nei capelli. Eccomi qua, capelli impacchettati. Allora, mi è rimasta anche altra bottiglia, cioè altro prodotto, perché comunque non l'ho usato tutto, visto che mi erano solo le punte e non tutti i capelli. Non ne ho avuto bisogno di tutto il prodotto, quindi me ne è rimasto. E niente, se vedo che non funziona,
tra un'ora, tanto me ne accorgo tra mezz'ora se sta funzionando oppure no, vado a fare un'altra passata. Ragazzi, allora, prima passata di questo prodotto, devo dire che ha funzionato, però i miei capelli sono diventati ramati. Diciamo che sotto il mio biondo non era propriamente biondo, era un po' un giallo strano, anche se ho fatto l'antigiallo, quindi ho paura che non mi esca propriamente giallo. Io adesso, visto che sono le 8 meno un quarto, comunque ci faccio un'altra passata, mi divido in due, ho fatto tutto il procedimento, ma adesso vado a finire proprio la boccetta, la finisco tutta, faccio un'altra passata, sto quest'altra mezz'ora, fino magari fino alle 8:30, li rilavo, poi ci faccio l'antigiallo, ci provo a fare l'antigiallo e poi faccio il colore, ragazzi, mi sto un po' demoralizzando, allora, basta, cioè nel senso adesso mi vado a fare il viola. Allora, sono le 9, ve lo giuro, le 9, e ho fatto due passate di questo coso, shampoo, lavaggio, l'antigiallo, e quello che è uscito è questo. Basta, mi sono rotta, mi vado a far viola, perché no, davvero non ce la faccio più, cioè quello che esce esce, buono buono me ne vado al parrucchiere, cioè non posso fare sta storia, raga, no, veramente basta, direi anche basta. Vediamo un pochettino, poi io questa roba in realtà me la devo tenere, poi me la tengo un paio d'ore. Sì, diciamo che me la tengo un paio d'ore in testa sta roba. Wow, ma è metallizzato. Oh mio Dio, ma è bellissimo. Ok, ho mescolato questi due, perché uno un po' più chiaro e uno un po' più scuro, così sicuro via. Prendiamo i guanti e adesso alla cavoletto di Bruxelles me lo vado a mettere sulle punte, perché raga non ne faccio più. Allora, i capelli sotto sono un po' stopposi, ma è ovvio. Facevo prima a farmi una decolorazione, e secondo me sì, cioè secondo me era, ma io la deco. Mettiamo sui capelli sto roba, vediamo un pochettino. Sì, raga, così, ma vai. Ok. Spero. Attenzione. E niente, vado a finire qui. Eccomi qua, ragazzi. Allora, è molto più scuro rispetto a quello che mi aspettavo. Cioè, non credevo venisse così scuro. Forse perché ho mescolato quello della Stargazer. Però è venuto molto molto bello. È quasi uguale al colore dei miei capelli, quindi quasi non si vede. Al sole sicuramente si vedrà tantissimo. La prossima volta vado a mescolare due colori. Vado a mescolare un po' di rosa con il viola. Però secondo me se mettevo solo questo veniva bene, secondo me sarebbe venuto meglio solo con questo. Vabbè, però la prossima volta, raga, ci vado a mescolare un po' di rosa, perché mi piace sinceramente un po' più chiaro. Qua per esempio è venuto più chiaro, vedete come si vede? Si vede dal video, credo proprio di sì, ma si vede assolutamente. Adesso, ragazzi, andiamo a videochiamare Daniele. Uè. Uè. Che c'è qua davanti? Che è una lingua? No, è una mano. Ah, che c'è, dimmi. L'ultima volta che ho messo la mano davanti, cos'era successo? Ti eri cambiata i capelli, il colore dei capelli. E quindi? Ti sei fatto il colore dei capelli. Ta-o! Viola! Esatto! Oddio! Non si vede davanti. Che strano! Non si vede molto, cioè non so, ma perché è sgranata la videocamera? No, non si vede molto perché è venuto abbastanza scuro, perché ho unito due colori. Sono strani, non lo so, lo devo vedere dal vivo. Forse renderò di più dal vivo. Guardare la videocamera. No, lo stai male, però non, no, fidati, dalla videocamera non si vede benissimo. Sì, è vero, non si vede. Loro lo vedono però, guarda. Sì, così da vicino si vede. No, si vede meglio. No, appena ci vediamo li giudicherò meglio. Sapevo che dovevi cambiare il colore, però non oggi. Esatto. Ok. Ciao. Ciao, finito il video. Ciao, ciao. Ciao. Oh, Daniele dice sempre cose brutte. Va bene, raga, allora. Questo è tutto. Spero che questo video... Ah, in tutto ciò lo sapete che ore sono? Sono le 22:43. Vi dico solo questo. E sto dalle 6:30. Oh, che bello! Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto, strappato un sorriso come sempre. Io vi mando un bacione ed un abbraccio. E noi ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!